Vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Muovi! Madotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Ti senti storie di questo su Greci, sempre. Grechi! E no, poi dai, non sono grechi! Sono buoni. Che c'ho l'antricorpi che i controcoglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Cana, indovini chi li ho preso? Maradona. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Positivo. Sì. Aspetti. Caro Domenico, sei un greco. Io lavoro alla posta. Capo ufficio, batti. Aspetti. Ma lei naturalmente capisce e parla l'inglese, no? Come lo parlo? Dice, I speak Vienna. Colpo per te! Triplo pilota reale ritornato con pallice. M'ha dato un cassotto in buca. Me lo so guardato. Ho scusato e ho detto, manca il sangue, me fa uscire. Guardi, ben guardia. Highlight, la cara e vecchia Faiga, Cosi. Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parliamo d'amore, cacca da bocca, perché Monamu è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto, parlo col servizio percorribili da strade? Vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Muovi! Madotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Ti senti storie di questo su Greci, sempre. Grechi! E no, poi dai, non sono grechi! Sono buoni. Che c'ho l'antricorpi che i controcoglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Cana, indovini chi li ho preso? Maradona! Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Positivo. Sì. Aspetti. Era Domenico, sei un greco. Io lavoro alla posta. Capo ufficio, batti. Aspetti. Ma lei naturalmente capisce e parla l'inglese, no? Come lo parlo? Dice, I speak Vienna. Colpo per te!
tempo partito. Triplo pilota reale ritornato con pallino. Ma dato un cazzotto in buca, me lo so guardato. Ho scudato e ho detto, manca il sangue, ne fa uscire la cordina in guardia. Highlight, a cara e vecchia paiga, Cori. Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di mon amour, cacca dalla bocca, perché mon amour è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto per lo col servizio per colibri da strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 sarà 81? Nella conca! Svedese! Muovi! Ma dotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne li becchi. La ricogliere quel giaccone a Rambo. Che senti storie, questi sono grechi, sempre. Grechi? No, forza, io sono grechi. Sono buoni. Che c'ho l'antricorpico contro coglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Maradona! Allora ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Consentivo! Sì! Aspetti! Era Domenico, c'è un greco. Io lavoro alla posta, capo ufficio Pacchi. Aspetti! Ma lei naturalmente capisce, parla inglese, no? Come lo parlo? Dice, I speak bien. Colpo partito. Triplo pilota reale ritornato con pallino. Ma dato un cazzotto in buca, me lo so guardato, ho scudato e ho detto, manca il sangue, ne fa uscire la cordina in guardia. Highlight, a cara e vecchia paiga, Cori. Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di mon amour, cacca dalla bocca, perché mon amour è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto per lo col servizio per colibri da strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Buonasera a tutti, bentornati o benvenuti al mio canale. Questa sera torniamo a Lordran. L'ultima volta avevamo affrontato i mitici Ornstein e Smaug. Dopo diversi tentativi, però senza evocare, li abbiamo evocato. Si è cambiata scena così, a cazzo di cane. Allora. E eravamo rimasti che non sapevo bene dove andare, però penso che è il mio romano preferito. Maestro Max, cosa vuoi che io faccia per te? Niente, prova a vedere se funziona il bot, dovrebbe funzionare. Aspetta che tolgo i filtri colore. Come andiamo? Finito il viaggio in treno?
Ah, potrebbe andare bene però, perché così è così, questo è colì, è colite. Perfetto, questo è proprio un sentepaia Dark Souls. Vai. Però prima di fare questa cosa qua devo andare a vedere se c'è... Eccolo là, me lo ricordavo. Con un ritardo di 20 minuti. Vabbè, poteva andare peggio. Dai, poteva andare peggio. Andiamo a prendere qualcosa che mi serve molto da quel tizio là, che adesso vedremo pure chi è e chi non lo sa, ma ormai lo sanno tutti. Come dico sempre, ormai lo sanno tutti, quindi è inutile fare... Eccolo, il nostro amico Fritz. Classico, anzi se c'è ritardo mi preoccupo. Capito. Ritardo su ritardo previsto, quello è brutto. Lo so, non sono intelligente, cappellone. Ho passato... No, la serata no, però buona parte del dopo cena, perché ho cenato molto presto. A sistemare il bot, dovrebbe andare bene adesso. Dovrebbe, perché ancora i messaggi automatici ancora non li vedo partire, però quelli a comando sono partiti. Prima ho fatto delle prove, mo speriamo. Astronzo, punto esclamativo. Potrei scendere da sopra invece di fare sto salto rovinoso, ma perché? Sto qua se moro, non è che qua. Ah, mamma mia. Eccolo qua, quello che avevamo lasciato alle porte della città infame. Cazzo sta a fa qua sotto, usa solo lui. Allora, questo qua c'è della robina che io vorrei comprare a tutti i costi, ovvero l'armatura di Ornstein. Dove cazzo sta? Come non c'è? Perché non c'è? Che mi sono scordato qualche cosa? No, ma si mette sempre nei posti in cui... Alla fine mi sa che non si sposterà da là. Perché c'ho Smaug? Che devo ammazzare? Prima Smaug e poi Ornstein, più l'armatura di Ornstein. Io sta roba mi ricordo, porca puttana. Mi dispiace però se non la posso comprare. Mi sa che non la posso comprare. Ma pensa a te. No, che amarezza. I'm afraid I don't see anything here. Ma che ti vede? Well, that is a shame then. Ma vaffanculo, ma ce l'hai! Not to worry. Come back again. I'm always available. Not every trade was meant to be. There'll be more in store for us. Someday, sometime. No, amarissima sta cosa, non me la ricordavo. Io pensavo che ce l'avesse. Mi ricordo un cazzo, evidentemente. Mi ricordo male. Dopo si è capito qualche esperto dei Souls. Che tipo di build è? Classica build forza. Proprio stupida, stupida. Con qualche int di destrezza per fare un po' più velocemente qualche piromanzia, ma proprio molto basic, eh. Bravo, Pirla. Ma io so poco buildabile. Ah, questa la potevo pure levare da qua, che non mi serve. Rimuovi. Ecco qua. Certo, abbiamo sprecato un viaggio di Estus per questo. Ma io porca puttana mi ricordo che quello le vendeva, le armature, vabbè. Dicevo, penso che andremo a New Londo, così faccio una cosa abbastanza... Non tranquilla, perché New Londo non è tranquilla, però sicuramente meno stressante. Poi però devo trovare un falò dove onde teletrasportarmi, perché questo delle gambe del fuoco non funziona più. Vediamo che dice lui, eh. In realtà ho pensato, potrò andare a Isolith, potrò andare a Danito, come diceva Ranzik, però alla fine penso che me ne andrò a New Londo. È un posto che alla fine mi ricordo sempre molto poco. Sembra un Chris... Guarda, Chris Fallen non c'è sta più, quindi sta là. Lo potremmo andare pure a cercare. Ma sì, mannamo, ma che ci frega. Mi dispiace per l'armatura, porca miseria. Mi dispiace proprio. Quella mi piaceva una cifra. No, perché se sapevo... Se avessi saputo, avrei agito in modo diverso. A meno che non c'è sta qualche altro cazzo che devo fare, non mi ricordo. Tutto può essere... Ah, bella fresca, vai.
Sembra di Brian di Tart, sì, esatto, solo che lei è più brutta. No, lei è il mio personaggio, per quello c'ho lo straccio in faccia. C'ho lo straccio in faccia perché è uno dei personaggi più brutti mai realizzati in vita mia. Perché mi fa sbroccare l'editor da Dark Souls. Mi fa veramente sbroccare. È l'unico editor dove non puoi scegliere come muove la roba, lo decide lui. No, no, è tutta storta. In generale. Allora, qua si va verso l'altra parte che adesso non ci serve. Guarda, arriva. Chi mena per primo mena due volte. Classico. Eccolo qua, New Londo. Ricorda un po' quelle atmosfere che abbiamo assaggiato a Tomb Raider nei reboot, dove tutte le antiche civiltà o antichi palazzi stanno dentro una caverna naturale enorme. Non so per quale motivo. Tutte, oh, c'è una rovina che ha incontrato Lara che non sta sepolta dentro una caverna. Solo quelle degli Yamatai, mi pare, l'ultimo palazzo da Yamatai. Eccolo il Crestfallen. Ma che sta sbroccato? È vuoto, è diventato vuoto, ecco perché sta qua. Non è proprio uguale in faccia. No, mi stava a spizzare il viso. Esatto. È una modalità romano-texana, diciamo. Loro dicono prima spara e poi chiedi chi va là. Noi chi me ne aveva prima meno due volte. Addio al Crestfallen. Sono 1000, cioè, ammazza che pippazza che sei io. Mi ricordavo se incontrassi così subito. Pensavo dovessi cercarlo un po' più a fondo. Si sente bene, no? Basta che non si sente troppo alto. Brian alla storta. No, ho letto quello. La fragicura. No, si chiama Lydia in realtà. Perché mi sembrava un nome un po' cheap, no? Tipo Lidl. Però in realtà è un nome che mi piace molto, però. Siccome non le volevo da un nome di quelli che do sempre ai personaggi miei. Eccola qua, questo ci serve come il pane qua. Questo ci permette di affrontare i fantasmi. Questa maledizione transitoria, ovvero ci dà una maledizione, mi pare, all'arma. Temporanea, in modo che ci permette di affrontare. Eccola qua, leggiamo. Arto della vittima di una maledizione. Punto, non c'è. Maledizione temporanea che permette di interagire con i fantasmi. L'unico modo di combattere i fantasmi, essere maledetti, è farsi maledire. Il modo più semplice è farlo un po' macabro. Tagliare l'arto di un morto. Quindi per quello l'ho chiamata Lydia e buonanotte ai suonatori. Come il primo nome che mi è venuto in mente mentre stavo a fare il personaggio. Mi ricordo qualcosa di decente mi è venuto in passato, ma sono sempre bruttine, capito? Sono sempre... Parlano di porcellana. È pure vero che sto gioco non so quanti anni c'ha ormai, perché veramente... Ah, qua, spero che si veda chiaro. La lampadina non è facile. Ah, me la doppia però, se no è tutto un cazzo. Tiè, sono abbastanza preparato per la bisogna, direi. Lydia meglio al buio, ci sta. Esatto. Qua bisogna fare molta attenzione, perché sto maledetto dei Miyazaki, o chi per lui, come dico sempre, ha creato sti simpaticissimi livelli dove si casca sotto in un attimo. Oh, boh, buonissimo, buonissimo. Che poi se ci pensate, il New Londo una volta, come tutto Dark Souls, una volta decifrato non è difficile. A parte a New Londo, dove c'è sta sempre il pezzo quello famoso che abbiamo fatto l'altra volta 16 volte. Come diceva un antico proverbio indiano, tutte le donne sono uguali quando la luce della candela è spenta. Non lo sapevo questo. Potrebbe valere pure per loro, però. Anche se gli uomini hanno l'aggravio del... Vabbè, lasciamo sta. Cioè, devono mettere qualcosa in più, diciamo, ecco. Per non far notare differenze.
Diciamo che l'uomo è più facilone in questo. Per quello è un detto che va bene più che altro per gli uomini. Secondo me. Ah, che bella sta parte però, eh. Qua comunque è bastarda perché c'è i falò, veramente non mi ricordo manco se ci stanno o se non ci stanno. È un'area tosta per quello. Il primo falò si trova abbastanza lontano da dove stiamo adesso. Sto maledetto ancora o no? Mica lo so quanto dura, eh. Non si sa. Forse se partiamo gira male. Eh sì. No, vabbè, ma tutta roba molto super tranquilla, per carità. Però diciamo che se può di tutto, è il contrario di tutto in quel campo, no? Ok. Non funziona. Classico. Ma me la ricordavo. Quanto ci ho penato io qua le prime volte, è una cosa che non si ci crede. Che è una cosa che poi dico sempre per tutte le aree di Dark Souls. Quanto ci ho penato. Quanto ho sofferto, quante volte sono morto, sempre. Perché qua si muore in continuazione. È la morte che ti fa imparare a sopravvivere. Tiè, da che frasi, col cervello impicciato escono pure queste frasone, oh. Penso a quello col cervello sciorto che veniva fuori. Allora, di qua si va per la città dolente, invece qua si va per l'eterno dolore. Boh, non lo so, ogni tanto mescolo ste frasone very strong. Oh, ma mica dico solo fregnacce io. Spesso, non sempre però. Bevuta. Esatto. Ma modernità da Dante? Come dice quel cretino da Armando Feroci, sbagliando citazione, ovviamente. Che se vuole ingroppa quella, no? Che poi diventerà la moglie. Signora Feroci. Armando Feroci Presley. Che pezzo fenomenale. Ah, già era più 3 poi la Estus ce l'ho, eh. Non sto messo male in realtà. Ci posso fare niente, ma battuta mi piace. Sempre, sempre mi è piaciuta. Donna battuta, sempre piaciuta. No, no. Così se dà adito a delle cose fraintendibili. Perché per alcuni dialetti battuta vuol dire menata, ma non è quella. Noi siamo battuta di battutoni. È finita? No, ma quanto dura? Ma che dura fino a quando moro? Mi ricordo. Donna tutta dana, vabbè, questa è proprio bella bella stagionata di battute. Non so dove devo, cioè so dove devo andare, ma non so se vuoi andare prima di qua o di là, non mi ricordo. Devo trovare il falò, che non sono tranquillo per niente. Sì, voglia. Divertentissimo poi. Che cazzo è? Ah, mi vedi sti fidi della mignotta? Lo sapevo io, guarda. Oh. Quando sono giapponesi, i fantasmi con i capelli lunghi sull'occhio, quando fanno Capitan Harlock. Non mi ricordo. Guarda, qua siamo finiti. Donna, qua la parte più vicina è questa. Ah, sì. Devo rifare il pezzo iniziale. Abbiamo perso pure l'umanità. Quello che mi rode è che abbiamo perso l'umanità. Quello mi rode. Ancora qua stai tu, Sig coso. Io mi ricordo mai se Sigmaier è quello di Dark Souls 3. Questo è Siegfried o Segafredo, uno dei due. Mi pare che questo è Siegfried, però. Sigmaier o Katarina invece è quello di Dark Souls 3. Mi ricordo la prima volta che ho visto, sono saltato dalla sedia. Era ancora bello
vede le citazioni, non era diventata una rottura dei coglioni. No, ma poi sono sempre tutti uguali, quindi lì, dopo un po' li confondino. Gwendolyn, Guinevere, Gwyn, Godfrey, Godric, e poi come si chiama l'altra? Fatti aiutare quei siti per mettere i nomi ai bambini, no? Vai là, digiti, nomi epici norvegesi. Qualcosa devi avere fuori. Cioè, vedi, lì, a From Software, Peppe il mazza, sì. Il mazza che boni stimare i tozzi. Il vecchio sketch di Greg Lillo. Canta mal, dirige peggio. Ah, mi dobbia una cura, però. Di mazza boni stimare i tozzi. Oddio, oddio. Mi piacerebbe sapere questi esseri vuoti chi ce l'ha fatta le palanche qua per andare da una parte all'altra. O non erano vuoti ancora quando l'hanno fatta. Peppe il mazzo era la versione normale di Giovanni Verca, sì. Io non c'ho voglia invece che malavoglia. Ah, mi ricordavo sta cosa. Ah, pensavo mi facessi più male. Hai capito? Ci sono andato qua dietro prima? Sì, 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 sì. La lama segretata del fantasma. Gli oggetti con la punteggiati non si possono vedere però, Armatur gigante di... Che cazzo? Scrivo più piccolo. Ma sembra che... Sembra quei giochi, capito? Rimediati al discount dei videogiochi, no? Non hanno calcolato quanto erano grosse le... Oddio! Far coglione fai! Le caselle. Oh, metteci la punteggiatura, sti cazzi. Mi sa che in inglese c'entra tutto, però, mo... Per onestà intellettuale, devo dire. Deve fare... Oddio, 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 mi muoro, mi muoro, mi muoro. Già sono andato troppo sicuro rispetto a prima, mi hanno subito fregato, no? Che imbecille. Dove sei? Eccole qua. Vai. Bella serata. Ah, io ho lo stesso problema quando faccio le app. Mi danno dei testi enormi da inserire e poi mi dicono ma ci sono i puntini. Ma scrivete meno. Ti manderesti, questa app serve esclusivamente, ma non solo, anche in diversi casi analoghi. Ah. ma questo succedeva pure quando dovevi riempire i balloon dei fumetti con degli... Ah, eccolo là, l'arte, meno male, rifunziona. Se no gliela riportavo al negoziante di Cyberdeck, gliela riportavo l'alba botte. Mi facevo ridare tutti i crediti. Vedo quanto mi manca Cyberpunk, porca puttana. Lo dico sempre perché è vero. Sempre. Boh, sembro un deficiente. Dove vai al polo nord? Amanzo di Europa nord, ma tu che ancora? Buffoni! Buffoni! Sì, gli alert sono tutti... Molto, sono molti sono riferiti a quel tipo di film. Come giusto... No, quel tipo... Febbre da cavallo, quel tipo di film che dicevamo l'altra sera. L'altra sera, ieri sera. Stasera non so tanto per la quale, non so se si nota, però cerco sempre di fare buon viso a cattivo gioco. In realtà...
c'ho tutto che vogliate streamare, però è un dovere verso chi ha fatto le sub, verso chi ha messo il follow, verso chi mi segue. È come mancare una cena tra amici, non si fa. A meno che non c'è un motivo serio, allora. In quel caso, serio serio dico, serio grave, se no. Fino a che se può, se va. Sempre fatto così io. Anche perché fino a mo, da quando ho aperto sto canale è successo di tutto, quindi c'è stato un momento tranquillo. Bello l'effetto del fumo però quando si squagliano i fantasmi. È straordinariamente attuale, nonostante questa sia... Pensavo quel paese fosse dicendo... No. No, perché poi già ero un po'... Cioè, quando io carico i video su YouTube, carico così, li esporto come su, già c'è stato il problema dei Sexy Sax, che quel pezzo là lo oscura. Il sax scopereccio di George Michael. Pensa se ci metti pure l'altra roba, capito? Dopo diventa... Preferisco non mettercelo. Che poi su 10 secondi, capito? Roba veramente, ma che te sto rubavo? Ma che sto rubando? Anzi, l'avete violentata la musica. Mo, 10 secondi di alert è stata a fare i fenomeni. Ma vale per tutti, mica solo per me. No, no, stasera sto a piedi bene. No, no, fisicamente è stato super ok. No, no, tranquilli. Tranquillo. No, più una questione di attitudine mentale. Crash. Crash di Mennen. Il nuovo profumo. Vedi quel bello da fuori, ti è piaciuta? No, non è niente di che. Niente di che, tranquilli. No, poi io non sono uno che si mette a fare cose. Tranquilli. Anzi, ne avrei manco dovuto dire, però. Infatti basta così. Torniamo a New Londo. Dove cazzo sono morto? A parte le anime ormai quelle l'ho perse, ma dove cazzo ero morto? Ah, guarda, l'infameo. Con la piromanzia se gli faccio male oppure no, ma sai che mi ricordo un cazzo io. Calcia scala. Mi sa che è meglio che esploro prima qua da dove stavo andando io. Mi sa. Oh, e che cazzo. È un infame comunque. Ha fatto in modo che ti colpissero mentre loro stanno nel muro. E quando ti pigli? Quando li pigli così, va? Guarda, arriva. Scusa, io che cazzo ci sono sceso a fa qua? Ah, beh, andate qua, già. Madonna. Equilibrium. Scarsum. Qua bisogna averci pazienza, perché questi ti si addossano su come le piattole, ti ammazzano subito. Sembra che non ti fanno niente, ma... Guarda quanto mi hanno levato, già. Ma tu c'è il cane petomane. Che razza è sto cane? Se pure se è un bastardino, cioè nel senso a che assomiglia. Che per me sono pure i più belli poi. No, no, non è vero che sono più belli, ce ne stanno certi che sono veramente belli. Mezzo pincer. Sembra il ruolo di un giocatore di baseball. Che ruolo è? Che fai tu? Il pincer? E che vuol dire? Boh. L'ho preso al canile, ah, ha fatto bene. E io ho due gatti, basta, ne avanza. No, avanzano no, mi piacerebbe avercene 6.000, però onestamente già con due se fa fatica. E loro sono molto più indipendenti del cane, per quello l'ho preferito io. Boh, che cazzo ci siamo scesi a fare qua, non si sa. Non mi ricordo. L'ho preso a gennaio, ora è 5 mesi, ah, pensa un po'.
Allora dice pure il nome. Non mi dici che si chiama Lidia, perché mi vado a sotterrare se si chiama Lidia. Non potevo saperlo, però. Grazie al cazzo. Manco se leva sto messaggio. Oh. Splendida visuale. Massa. Quando abiti a Torre Maura? Diablo, wow. Allora è maschio. Grazie al cazzo, se no si chiamava Zelda. No, oddio, sti sarti. Oh, io ci provo. Al massimo moro. Beh, sì, perché alla fine è facile. Oddio, ma che è? No, ma non li vedi, ma non li vedi. Ma dai, ma che morte è? Quello che volevo dimostrare prima, cioè se li lasci, te li lasci indietro, cioè poi morì. Vabbè, mo famo una volata, eh. Che palle, oh. Ma metti ce l'ho un falò, porca puttana, all'inizio no. No, devo rifare tutto. Elden Ring sarà quello che sarà, ma almeno in questo ha migliorato le cose, no? A parte pure Dark Souls 3, perché forse era pure più lineare. Pure le cose. In Bloodborne a volte si esagerava pure con le lanterne, mi ricordo. C'erano le lanterne dei calici, ce ne stavano due appiccicate, no? Spesso. Vabbè, quella era procedurale, magari. New Londo, dai, stasera la vorrei fare con un sol boccone New Londo, perché non è poi grandissima in realtà. L'ho chiamato così per la mia compagna, siamo fan di Aldo, Giovanni e Giacomo. Ah, sì. Ah, sì, pensavo per il gioco, pensa un po'. Meno male che ne avete chiamato Ringhio, allora. Giustamente, porta un boiella. Sì, me lo ricordo, sketch quello là. Che si vede solo il guinzaglio. Fantastico. Quello spettacolo. Anche se io preferisco quelli con Marina Massironi. Ringhio, meglio da no. Porello. Ci ha dato un cane e gli riportiamo un topo ragno. Questo si deve sposare. La macchina è mezza sfasciata, ditemi voi. No, 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 no. La scena di quel film l'hanno fatta dove abito io, pensa un po'. La scena dei tre uomini e una gamba. Quando si vanno a fare il bagno al fiume, le strade quelle intorno e la strada dove loro si fermano per decidere di farsi il bagno al fiume. Sì. Il fiume, quando fanno il bagno no, è un'altra parte, però quella parte dove si fermano, sì, ma qua ci hanno girato un sacco di film. Diciamo in passato soprattutto. L'ultimo è stato quello là. O forse qualche pubblicità inglese, boh. Si è girato pure un film di Lamberto Bava qua. La casa dell'orco. Inguardabile. No, inguardabile no, però diciamo che era una produzione un po' di basso budget. Coraggio. Ho finito, mo che cazzo mi invento? Non devo morire. Mi devo un attimo concentrare con queste fiamme a metano qua. Droppatemi sta cazzo di cosa, eh. Fate splendidi, ma non me la date però. Sì, ma niente di serio. Ancora lì con con la gang dei libri che c'ha 100 anni. Spettacolo. Quello c'è stato, lo dico, l'ho già raccontato. C'è stato un periodo in cui lo vedevo quasi tutti i giorni d'estate, tipo pennichella. Me lo mettevo io, mi facevo, capito? Mi rilassavo. Era un po' tipo la cura del benessere. No, quella di Igor Verbinski, però. Quella è dal benessere, mi pare. Poi. Guarda quanti so, sti maledetti, oh. Guarda se me ne droppano una di maledizione poi. Porco cane. Per Kjaer Tlunner meglio.
A mani basse proprio. Perché il telone? Mannaggia la puttana. Oh, ero partito come un anfuso, no? Ero partito, guarda, ora sto a morire in continuazione. Lo sai che secondo me loro developano, loro quando, no per parla male, però diciamo che quando si sono separati da Massironi un po' hanno perso, secondo me, de vigore. Senza nulla toglie alla moglie di Aldo, che mo' mi ricordo come cazzo si chiama. Però Maddalena Massironi era più, cioè stava più, forse pure perché erano più freschi loro, non si stavano sul cazzo come mo. Chi lo sa. Sì, no, ma mi è piaciuto pure a me, però quell'altro dicevano un sapore più, che ne so io, pure i firme, no? Sì, quello, beh, quello ci stanno dei pezzi che fa ridere, però ci stanno pure dei pezzi che fanno meno ridere. Gli ultimi film sono una roba, io non so se l'hai visti, sono proprio brutti. La banda di Babbi Natale ancora, ma quello con il comò sul comodino là, com'è, quello non si può guardare. Non si può guardare nemmeno il maggiordomo con sto cazzo, quello pure brutto. Ma il più brutto è Roma, benvenuti a Roma Park, fuga da Roma Park, quella è una roba, quello è proprio vergognoso, quello è proprio vergognoso. Non c'ho più la maledizione, mo io vedo come cazzo lo fai io. Ma pure fuga da Roma Park, porco cane. Fuga, mi pare. Fighe. Sì, sono d'accordo. Ci stanno dei pezzi, poretti? Quello fa ridere, quello, quel pezzo là fa ridere. Stavo sempre a parlare di rubetta, perché... Ah, ma qua c'è stava la signorina Coriandoli! Non me lo ricordavo. Rickert di Winheim. Smoccio di punta al volo. I charlatans. E quindi? What is it? Have you? Oh no. Don't worry. No intention of escape. It's safe here. Can't bear the thought of going hollow out there. E che cazzo devo fare? Although, I must admit, not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapons. Albeit with rather minimal tools. I'll show you what made me the best in Vinland. È vero. Io ho visto pure l'ultimo, che era l'ultimo quello che si piena a vacanza, che si piena a casa al mare, però. Non mi ricordo come si chiama. Che c'è sta pure Maria Di Biase. Voi dovete, che cazzo devo fare? Io devo correre per non farmi. Come li faccio io questi? Mamma mia, sì, bravo. Ma comunque hanno dato, quindi va bene così, ma pure io mi ricordo a me di regole mi facevano sconquassate le risate. Il signor Rezzonico. Oh già, non c'ho la maledizione. Ma io vedo come cazzo famo qua. E vaffanculo, e battene, vaffanculo doppio. Il signor Rezzonico. Gervasoni.
Mo te voglio qua. Mannaggia voi. Poi non me l'hanno droppate più, capito? Quello è il brutto. Mi hanno svuotato le saccocce subito. Vabbè, che devo fare? Così a se vi pare. Aspetta che posso mettere pausa. Sta censurato. Mi sta riprendendo. No, ho fatto quel salto super atletico per niente prima. Tiè, ma come fa a finirlo senza maledizione? Guarda tu, eh. Aspetta, eh. Ma mettici le maledizioni invece di metterci queste puttanate, no? Oh, oi oi oi. Ma che ingegno non si muove. È chiusa. Mi ricordo un cazzo di questa roba. Allora, ora ti sblocco quella roba là, aspetta. Gastani Frinzi. Qual è il tuo film preferito? Che domande? Le onde del destino di Lars von Trier. Croc croc. Arco composito, però. Tony Esposito, arco composito. Poi ha scritto putta punto nata, l'ha censurato lo stesso, ma guarda che... The King of the Mountain! Vuoi mettere come si sente una Marlboro a 3000 metri? Male, ecco come si sente. A me piaceva pure cosa, la leggenda di Al John e Jack, figurati. Quanto mi ci sono divertito pure con quello. No, 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 mamma mia, bellissimo, sì, divertentissimo. Vaffanculo, ma come faccio a farlo se non mi dai, se non mi fai troppo, vabbè, lasciamo stava. Poi dove si compra quella roba là, dove si potrebbe comprare? No, e chi t'ha da, fra cazzo, quello non ce l'ha. Vado a vedere se ce l'ha il gobbo qua. Che do fa? Il mercante in fiera. Hai scelto il Carabaggio. Minchia Johnny Carabaggio. Che cosa hai dietro l'orecchio, John? Giacomo, i colpi. Mannaggia la puttana. Perché l'ho dovuto evitare questi, mo? Madonna, che pippaccia, oh. Poi col fatto che mi rimette qua ogni volta, capito? Doppia schermata di caricamento, dove va? Vabbè che è veloce, però. Yes. No, no, tranquilli. Hai recuperato? Ho recuperato, sì. Yeah, questo è prepotenza proprio della faccia. E questa invece me la faccio. Sta scalinata, ma mai ho salito più forte sta scala che quella di Trinità dei Monti. Anche perché che cazzo ci devo salire a fare la Trinità dei Monti? Onestamente. Ah, qua posso fare così però senza rischiare il salto. Da quanto mi è costato? Dimmi che la vendi però, dai. Jack Amoroso ha detto non tutte le ciambelle riescono col buco. Johnny, sto giocando a Dama Smartis con le anfetamine, madonna. Che poi là il mitico sketch quello di tre uomini e una gamba, no? Un basticcomane di merda.
Johnny, potevo fare una figura di merda per quattro spiccioli. Mazza quanto le fate chiedere. Ma c'è in cazzo, amico mio. Già ti metti sotto il ponte di baracca a fare vendite, no? Esatto, ti è andato quello. Vedi? Se non ti avessi telefonato io ti saresti sposato in ciabatte. Lo sa che lui ci mette tutti questi congiuntivi e condizionali. Che poi fanno il seguito in Così alla vita, no? Fanno il pezzo quello che loro con le cannucce sott'acqua. No. Esatto. Bangomat, ti voglio bene. Dove sta Antonio Catania? Quello è il primo film in cui ho visto Antonio Catania. Io penso un po'. Che la so, cioè, il personaggio va a Catania, ovviamente. Grandissimo Lopez de Boris, tra le altre mille cose che ha fatto. Ha fatto pure un film con Verdone. Due, in realtà. Ha fatto Ma che colpa abbiamo noi? E Se questo è amore. No, aspetta, com'è? L'amore è eterno finché dura, dove faceva l'amico della moglie. L'amico di famiglia che poi si faceva la moglie. Quello o sei dentro o sei fuori. Fuori. Grande, grande. Quelli sono due bei film. Del Carlettone. Ce la faremo a fare sto pezzo senza maledizioni. Di una minga, mi sa, Si vede bene, no? Almeno quello. Spero. Vedi, però, da una parte dipende sempre. Giovanni, è brutto sentirselo dire. Ma tua moglie è proprio un bel puttanone. Io voglio puttanone. Voglio puttanone. Tra l'altro, donna quella là, proprio impressionante. Che quando gli suona Grapanzano sta a giocare alla PlayStation col volante di allora. Che non c'avevano force feedback allora ancora i volanti, erano solo il volantino che giravano. Mi ricordo già tutti i dettagli di queste cazzate. Poi ma invece i personaggi dei Dark Souls spesso li ammischio i nomi. Dipende quello se... No, se mi interessa, dipende da come... Mi sono accorto che in Dark Souls ho più memoria dei luoghi che dei personaggi, spesso. Forse perché l'ho giocato molto a lungo. Quello che ho giocato di più è stato il 3, fondamentalmente. Il 3 e il 2. Questo l'ho giocato, ma non tantissimo come quei due. Elden Ring, due volte, una su Twitch e una offline. Fantastico. E quello è lo sketch della Subaru Baracca? Quella parte lì. Ma che fai? Arrivi, neanche mi saluti e mi ciuli il posto. Hai ragione, scusa. Ciao, come stai? Andiamo. Sì, sì, beh, quello della macchina è tanta roba. Oh, e mo? Oddio. E che cazzo però, ma dove hanno fatto tutto sto danno? Sono fantasmi, e che fantasmi sono? Solo per l'altri, solo per me sono fantasmi, non ho capito. O no? Abbi pazienza, no? La scuola del 92. Guarda quanti sono, guarda lì. Oddio. C'era qualcosa da fare qua dentro, io sono sicuro, pure qua sotto. Ma sul tetto devo trovare l'accesso al tetto. Dimmi che è una maledizione. No. Sì, vabbè. Sì. Non si può fare senza maledizioni, sto posto non si può fare. Ma però si caga, non me ne fa trovare, non so dove trovare. Che poi è un cane che si morde la coda perché le droppano loro, ma se io non li ammazzo non le droppa, quindi è tutto un cazzo.
E lei, vede, guarda, 3000 finestre qua, era un per cazzo questo. Stavano 9 finestre. Sono una beccavola col fantasma. Me la ricordo la battuta, sì. Puoi tirare su il finestrino, ho già fatto l'otite quest'anno, eh. Qui è bello quel film perché è proprio on the road classico, invece una cifra. Mi rilassa. Lo so a memoria, quello c'è sta il mitico Carlo Croccolo. Io mi ributto nella fogna dove ho pescato. La tastiera è ergonomica, vuol dire che l'hai pagata poco. Ciao Salva, buonasera a te. Ah, ma io non ho fatto manco l'SEO. Mamma mia, che testa di cazzo. Ma ricorda, ricordatemi queste cose. Funziona tutto, Salva, l'ho rimesso a posto, eh. Sì, questo lo dovrei